bello quando ricevi un pacco regalo e dentro ci trovi le pantofole. Bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Natale e regali, potevamo non parlarne? Eppure questa volta vorrei spendere due parole su cosa non regalare a Natale. Ehi, sì, sto parlando anche con te. Cosa non regalare? E chi ha capito, ha capito. Ma tu hai capito, vero? Sì, lo sappiamo tutti che a caval donato non si guarda in bocca. Anche perché un regalo è sempre qualcosa di guadagnato e sarebbe anche cattiva educazione. Ma vorrei mica rovinarmi il Natale, trasformandomi pure in una perfetta maleducata. Quindi accordiamoci, troviamo un compromesso ed evitiamo almeno i classici da non regalare mai. Premessa, anche se questi oggetti meriterebbero di restare nella stessa categoria e di finire nella stessa pattumiera, noi li elencheremo separati, sperando sia chiaro che non vadano regalati. Quindi iniziamo! Le pantofole. Sarà forse un augurio a restare a casa? Se poi ricevi quelle con forme strane tipo Babbo Natale, non solo dovrei restare in casa, ma anche a tappare le chiuse e a luci spente, per scongiurare che nessuno le veda. Quindi pantofole no, preferisco scalza pur di non indossare quelle. Solitamente chi aveva sollevato le pantofole ed era pronto ad acquistarle, ma poi ci ripensa. Direte voi, ci ripensa, meno male. Lui o lei posa le pantofole e solleva i calzini di lana. Allora, dato che spesso siamo anche noi indecisi su quelli che dobbiamo indossare, figuriamoci se poi indosseremmo mai quelle giganti, pelosette con disegni natalizi, che a dirla tutta spesso costano anche molto. Forse il cattivo gusto ha un valore aggiunto sul prezzo? Quindi a meno che non siano letteralmente state chiamate dalla persona in questione, con tanto di letterina firmata e controfirma da Babbo Natale, niente calzini di lana. Il pigiama, e verrebbe da aggiungere, ma perché? Tu sai come io preferisco dormire? Che se poi fosse sarebbe anche una cosa inquietante. Perciò sappiatelo, il pigiama è un indumento personale. Oltre alla taglia, mai nessuno che azzecca le taglie. C'è anche da fare un discorso sul materiale stesso. C'è chi preferisce il cotone, chi il pile, chi non lo indossa proprio. Quindi è il classico regalo voluminoso, e quando i pacchi sono voluminosi le aspettative in automatico si alzano. È deludente. Quasi dimenticavo, ci sono geni del male che preferiscono regalarli tutti insieme. Pantofole, calzettoni e pigiama. A quel punto cosa stanno suggerendo? La casa di riposo o una vacanza in ospedale? Che ansia. Non dovrei neanche citarla, ma per quanto assurdo vi sono anche delle classifiche. La miglior borsa d'acqua calda. Credevate ci fosse fine al peggio? Quindi immaginate, bel paccozzo pesantuccio e carino, lo aprite e la trovate dentro. Ora ditemi, non sentite già il mal di pancia? E nonostante ciò non sentite la voglia di cestinarla piuttosto che utilizzarla? Oggetti a tema natalizio. L'unica fortuna nel riceverli è che dovrete metterli in mostra per pochissimo tempo, visto che solitamente da quando si ricevono i regali, il Natale è sul finire. Ma allo stesso tempo, per colpa di chi vi ha fatto questo regalo, inizierete a desiderare che il Natale passi più in fretta del solito. Quindi quel grazie a denti stretti che sentirete non è gratitudine. Se siete poi sfortunati anche nella fortuna, troverete all'interno il classico maglione di Natale, quello che è capace di rendere chiunque goffo e impacciato. Scordati che io possa indossarlo sentendomi una renna di Babbo Natale solo per renderti felice. Libri. Ma voi, prima di regalarlo a me, lo avete sul serio letto? Sarebbe il caso di chiederlo mettendo da parte ogni etichetta, ma sono sicura che la risposta ricevuta sarà una menzogna. Per di più siamo nell'era del PDF, per cui se la persona alla quale è destinato è una lettrice o un lettore assiduo, molto probabilmente avrà già quel libro nella sua libreria virtuale. Per quanto un libro possa essere vincitore di premi, straconsigliato, bello, elegante e interessante, leggere richiede passione e tempo. Ed è veramente difficile convincere qualcuno non interessato alla lettura ad investire il suo tempo in qualcosa che già dal titolo non attira. Regalare il regalo che vorresti ricevere. Cara, ti ho regalato il rasoio elettrico che volevo da tanto tempo. Così potrai aiutarmi a fare la barba un giorno sì, un giorno no.
Bello, vero? Ma se fosse... Caro, ti ho regalato la meravigliosa piastra per capelli che volevo da un sacco di tempo. Così avrò i capelli sempre in ordine. E scordati proprio di utilizzarla insieme a me. Perciò, niente tranelli. Animali domestici. Ok, nessuno può realmente sapere quanto io adori gli animali. Ma credetemi, se non si è perfettamente sicuri, non è mai una buona idea regalare un cucciolo non richiesto a qualcuno. Questa è una tenera tartarugina, regalata spesso in meravigliose e simpatiche vaschette colorate come questa, da posizionare pressoché ovunque in casa. Questo è quella che è diventata la mia tenera tartarugina. Un animale domestico non richiede solo amore, ci vuole tempo, impegno e soldi. Quando una sola di queste richieste non venisse soddisfatta, a rimetterci è sempre il povero cucciolo. Quindi, no. Ombrello. Già l'incarto racconta la sua storia. Non sarà una spada, quindi cosa mai potrà essere con quella forma? Ed una volta scartato, in molti non oseranno neanche aprirlo per la superstizione. Googlando si scopre che l'origine di questa superstizione sia legata al dio Sole e alla mancanza di rispetto che si mostra nei suoi confronti aprendolo in casa, che si traduce in niente abbondanza. Oppure all'usanza di coprire i buchi dei tetti nelle case più povere, quindi si traduce in attirarsi guai finanziari. Peggio tra tutti lo si associa ai preti, che andavano nelle case per dare l'estrema unzione. Volete ancora regalare un ombrello? Provaci e ti faccio volare come Mary Poppins. Comunque è bene saperlo, per quanto la gente possa non essere superstiziosa e per quanto io stesso non lo sia... Zitti tutti, sto ascoltando l'oroscopo. C'è una vera e propria categoria di oggetti da non regalare per evitare imbarazzi e gesti scaramantici, che quindi citerò per il bene comune. Spille, sì. Pungono, perciò si dice che attirino dolore. Niente spille, a meno che tu non voglia che io ti scoppi come un palloncino. Coltelli, compresi quelli da chef, sono tutti associati al litigio. Vuoi litigare e mi regali anche un'arma? Forbici, lo dico a malincuore perché per chi ama il cucito come me, delle buone forbici sono oro. Ma a quanto pare tagliano i legami. Fazzoletti, ere svariate liste e non posso credere che qualcuno li regali ancora. Ma sappiate che sono i più temuti, simboleggiano lacrime e sofferenza. Probabilmente anche quelli di carta. Ma per la cronaca, neanche quelli sono regali. E detto questo, proviamo a sdrammatizzare con gli ultimi due, con la quale non sono affatto d'accordo. Scarpe, la superstizione vuole simboleggi allontanamento. Ma se tu me li regali, ti prometto di tornare. Quindi chiudiamo un occhio perché è un regalo gradito. Siete d'accordo con me? Perle. Su queste ci sono svariate dicerie, tutti che iniziano con lacrime e finiscono con lacrime. Eppure vi confesso che se il regalo in questione fosse una collana di perle, sarei pronta a rischiare. E questo per oggi è tutto, ma volevo concludere con un consiglio, che potrebbe essere anche un augurio. Al di là dei regali, voluti e non, amore. Non dimenticate mai, qualunque cosa decidiate, di metterci amore per ricevere amore. Spero davvero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Se è così, non dimenticatevi di supportarmi lasciandomi un piccolo like. Mi raccomando, scrivetemi nei commenti quale di questi regali avete ricevuto o donato, per conoscerci meglio e passare qualche minuto insieme. Alla prossima, ciao!